Ad Abu Dhabi ora, lì Papa Francesco ha incontrato 700 rappresentanti di fedi diverse. Le religioni devono smilitarizzare il cuore dell'uomo, questo ha detto Bergoglio, che poi è tornato a ribadire che non bisogna mai usare il nome di Dio per giustificare guerra e violenza. Questa giornata del Papa ce la racconta in diretta l'inviato Marco Clementi. Siamo da te. Sì, una giornata di immagini simbolo come questa, mano nella mano il Papa e il grande imam di Al-Azhar, la più alta autorità sunnita, insieme allo sceicco Mohammed bin Rashid, vicepresidente degli Emirati. Il Papa visita poi la grande moschea, Francesco è qui per dimostrare il valore unificante delle religioni contro i fondamentalismi. Al palazzo presidenziale lo accoglie il principe ereditario, mentre passa la pattuglia acrobatica, la scia bianca e gialla, i colori del Vaticano. Percorrere insieme sentieri di pace, dice Francesco, a cominciare dal conflitto in Yemen, citato esplicitamente nell'incontro interreligioso. Ma di questo ci parla adesso il servizio, curato dagli inviati Ignazio Ingrao e Stefano Belardini. Nessuno deve strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco. Francesco parla davanti a 700 leader religiosi di tutto il mondo. Lo scenario è quello del monumento dedicato al fondatore degli Emirati Arabi Uniti. Usare Dio per giustificare odio e violenza è una profanazione. Senza libertà religiosa, afferma il pontefice, non si è più figli della famiglia umana, ma schiavi. Alle fedi, dice il Papa, è affidato un compito non più rinviabile. Contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore dell'uomo. La guerra non sa creare altro che miseria, le armi niente altro che morte. Francesco cita di nuovo lo Yemen, la Siria, l'Iraq e la Libia. Impegniamoci contro la logica della violenza armata, l'innalzamento dei muri, l'imbavagliamento dei poveri. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata. Prima di lui sale sul podio il grande imam di Al-Azhar, l'egiziano Al-Tayeb. Fratello e amico, così Al-Tayeb chiama il pontefice, condanna il terrorismo e la guerra, lancia un appello affinché i fratelli cristiani siano accolti ovunque. Il Papa e il grande imam firmano un documento comune, una pagina storica. Musulmani e cristiani si impegnano per la pace e la fratellanza dei popoli.